Prosegue l'esame in aula al Senato del Jobs Act. Sulle modifiche è scontro anche all'interno del PD, ma Bersani giura lealtà al voto. Piccole e medie imprese e sindacati si scontrano contro il TFR in busta paga e la CGIL chiede un piano di contrasto alla povertà. Intanto il Premier incontra a Londra il primo ministro Cameron. L'Europa deve essere più flessibile, è il commento del ministro britannico. Abbiamo una vera sfida in Europa, dobbiamo fare cose importanti, ha aggiunto Cameron, sottolineando le buone relazioni tra Gran Bretagna e Italia. Pronte anche le repliche alla decisione del governo francese di sfiorare sino al 2017 il vincolo del rapporto tra deficit PIL, il vincolo del 3%. E se da una parte il neocommissario agli affari economici dell'Unione, Moscovici, si dice pronto ad aprire una procedura di infrazione nei confronti della Francia, nel caso violasse le regole, dall'altra troviamo il premier italiano che difende quello francese. Se la Francia ha deciso così, avranno i loro motivi e io sto con Hollande, ha detto Renzi. Noi, continua, rispettiamo il 3%, ma rispettiamo anche le decisioni di un paese libero come la Francia e credo che nessuno abbia il diritto di trattare gli altri paesi con lo stile con cui si trattano gli studenti. Io penso che siamo a un punto di svolta nella situazione politica italiana. L'idea che la modernità consista nell'abbattimento di ciò che resta della civiltà dei diritti, che il mondo del lavoro debba tornare di nuovo in quella condizione di solitudine, di ricattabilità, senza protezione, senza tutele, che si usi l'alibi dei tanti giovani che non hanno nessuna forma di tutela, non per estendere le tutele, ma per cancellare quelle poche che ci sono. Credo che siamo davvero di fronte a politiche ingiuste di destra, sono le politiche del governo Renzi, Marchionne, Sacconi, e in qualche maniera sono politiche anche fallimentari, perché non soltanto non portano un posto di lavoro, feriscono i diritti e la dignità delle persone. Da questo punto di vista le parole del Santo Padre oggi sono veramente in controtendenza rispetto all'aria che tira in Italia e in Europa. E viva la Francia, che ha il coraggio di fare quello che un governo conservatore come il governo Renzi non ha il governo di fare, di dire il re nudo e di chiedere di cambiare verso all'Europa che porta il ceto medio verso la povertà.